Il news è presentato da Burger King in via Einaudi 1 a Fano. Traffico paralizzato questa mattina sulla statale Adriatica a causa del rifacimento del manto stradale. Per diverse ore gli automobilisti che transitavano nel senso di marcia Fano-Pesaro sono stati costretti a procedere a passo d'uomo, traffico talmente intenso da intasare addirittura Viale Gramsci. Numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione di cittadini infuriati, i quali sostengono che lavori del genere devono essere fatti durante le ore notturne e non di mattina quando centinaia di persone si mettono alla guida per raggiungere il posto di lavoro. Nuova puntata sulla vicenda biogas. La giunta regionale ha approvato un decreto con cui rinnova le relative autorizzazioni concedendo ulteriori 60 giorni alle ditte private per presentare la valutazione di impatto ambientale. L'assessore all'ambiente del comune di Fano ha lanciato un appello a tutti i consiglieri regionali affinché, afferma Ser Filippi, non prendano ordini di partito ma valutino secondo coscienza questa nuova proposta di legge che dovrebbe discutersi il prossimo consiglio regionale. Che fine ha fatto il Santa Croce? Esiste ancora? È la domanda che il consigliere provinciale Federico Rovinelli si pone, criticando il servizio offerto dall'ospedale Fanese. Nel 2011, continua Rovinelli, sono stato inserito nella lista d'attesa per un'operazione. Dopo 2 anni, visto che ancora non ero stato contattato, sono andato all'ospedale e mi hanno detto che forse sarei stato richiamato nel 2014. Alla fine Rovinelli dice di essersi rivolto al San Salvatore di Pesaro, dove in 3 settimane è stato operato. I cittadini, denuncia il consigliere, non meritano un calvario del genere. Continuano al femminile le iscrizioni per Chef in the City Cake Edition. Dopo l'impiegata Barbara Giorgi, l'insegnante Susanna Castagnaro, la studentessa Melania Franchini e la libera professionista Pamela Tripodi, l'ultima iscritta è Paola Antaldi, impiegata pesarese. Numerosi anche gli uomini che hanno chiamato per avere informazioni sulla manifestazione. Per partecipare è necessario presentarsi negli uffici di Anteprima Web in via Nolfi 56 a Fano. Le iscrizioni termineranno nella mattina di sabato 25 gennaio. Il news è stato presentato da Burger King in via Einaudi 1 a Fano.